dati di oggi a Pistoia sono i migliori dopo diversi giorni. La curva sembra che stia scendendo, però si contano ancora i morti. E io bisogna stare attenti perché si rischia di abituarsi a tutto, no? E ricordo la fine di un meraviglioso film, L'Ovest è niente di nuovo, ed era tutto apparentemente fermo, però da ultimo si vedeva, finiva proprio così. Sembrava tutto fermo, però c'era un soldato, evidentemente un cecchino gli sparò e questo soldato moriva. L'Ovest è niente di nuovo, però uno moriva. E a Pistoia le cose vanno meglio. A Pistoia, parlo di Pistoia come genere tutta Italia, dico Pistoia perché è più vicino a noi, ma sono sempre decine di morti. E allora non bisogna staccarsi da lì, che è prioritario rispetto a tutto, a tutto. Però succede che la vita continua e allora io devo partire da questi morti, da queste persone e caricarmi di tutto il peso. Un peso che tuttavia bisogna in qualche modo liberarsene, perché dopo questa guerra e dopo questi morti e queste macerie bisogna essere pronti a ripartire. Ma attenzione, io a proposito delle polemiche di questi giorni, a proposito degli interventi di Renzi, a proposito degli interventi di Draghi, a proposito, io sto leggendo tutto di queste cose. Ho sentito oggi, per esempio, interviste a pescatori disperati. Non escono più le barche perché è inutile che peschino, perché nessuno compra pesce, perché i ristoranti non li acquistano più e quindi sono alla fine per poter sopravvivere al loro mestiere prima di tutto e poi anche con problemi non indifferenti sul piano delle gestioni familiari. Ho sentito i fiorai e ho sentito i fiorai disperati perché fiori non se ne vende più e qui capite anche voi che vuol dire. Non è soltanto la vendita, ma c'è la produzione dei fiori, quindi non si produce più. Poi c'è il mercato che doveva vivere tutti quelli di intorno al mercato vendendo fiori. Poi dopo i fiori per vivere bisogna che qualcuno li compra, ecco, questi tempi non li compra più nessuno. Vedete, allora, con tutto rispetto di quello che il governo in questo momento sta facendo per tentare finalmente di vedere se le curve di questo corona comincia a scendere, bene, contemporaneamente, ma non perché uno ci pensa, perché rimanda, perché si fa una commissione, ma proprio subito, con un'urgenza che sconfigge immediatamente la burocrazia, immediatamente, assumendosi delle responsabilità, bisogna cominciare a partire. Per esempio, in questi giorni la sindaca di Roma ha dismesso i cantieri. Che facevano i cantieri? Erano per le strade di Roma a tappare le buche. Questa gli ha fatto tappare le buche e poi ha detto basta, le buche sono coperte. Io c'ero a Roma proprio il giorno avanti di dover stare in casa. Ragazzi, e non si viaggia per Roma dalle buche che ci sono. Bisogna proprio che l'autista sia bravo, conosca e ci fa fare dello slalom, perché sennò si picchia dei crepenti da non sapere. Ecco, ha smesso. E se lì avesse invece deciso di continuare, forse i soldi che mi dovete dare, datemeli e io in questo periodo faccio lavorare tutti e più che mai perché si fa la svelta ora, senza macchine, a rifare le strade di Roma. E così nelle altre città, cose possibili. Questo vuol dire entrare nella mentalità di dovere. Ho sentito altri economisti, ho sentito Tremonti, ho sentito Porro, che è un conduttore televisivo, che era in casa perché era colpito da virus e ora sembra che ne sia uscito. Identici discorsi che faceva intervistando le persone tutte. C'è modo di riuscire a lavorare gradualmente con tutte le precauzioni possibili, con
con tutte le precauzioni possibili, perché la salute è prima di tutto, siamo d'accordo, ma oggi ci sono precauzioni nuove che si possono fare. Per esempio la Regione Veneto e la Regione Toscana stanno facendo il prelievo del sangue col tipo il prelievo del diabete, quando uno si misura il diabete viene fuori una gocciolina di sangue, che da quella vedono se abbiamo strutturato gli anticorpi. Gli anticorpi vuol dire resistenza al virus. Bene, e si possono fare queste cose con facilità, ora con facilità, tant'è che la Regione Toscana ha deciso di farle e anche il Veneto. Quindi ci sono cose proprio da fare, ma per ripartire immediatamente, altrimenti guardate, pur auspicando che la curva vada subito giù, ma poi c'è il dopo virus che è ancora tutto da gestire perché non si risponde. Allora c'è del tempo per la ripartenza assoluta, allora ci vuole quella ripartenza graduale con tutti gli accorgimenti del caso, ma essere pronti alla ripartenza, perché altrimenti, guardate, i soldi ce li daranno, ma non ce li regala nessuno e bisogna poi farci fronte. Vabbè, speriamo che ci si pensi. Buonasera a tutti e soprattutto noi non abbandoniamo mai la speranza. A presto.